I parlamentari di York e Lancaster sono entrambi desiderosi che i loro collegi elettorali diventino una città reale per il prossimo giubileo della regina, segnalato come una moderna guerra dei Roses, che è emerso tra York e Lancaster dopo che i ministri chiede una città del nord per ricevere il titolo reale che coinciderebbe con il sostegno regina celebrazioni Platinum Giubileo. Oliver Dowden, il presidente del Partito Conservatore, ha recentemente approvato il conferimento dello status di re a una città del nord alla conferenza del Partito Conservatore a Manchester. Sebbene attualmente non vi sia alcuna città con un prefisso royal nell'Inghilterra settentrionale, i parlamentari sperano che concedere questo titolo reale a una città del nord risolva questa apparente ingiustizia. Tuttavia, ora c'è un'offerta in competizione tra i parlamentari di Lancaster e York, per il titolo da assegnare a uno dei loro collegi elettorali. Nel XV secolo Lancashire e Yorkshire separarono l'Inghilterra nel tentativo di raggiungere il trono, che costò la vita a migliaia di persone. La guerra prese il nome dalla rosa rossa di Lancaster e dalla rosa bianca di York. Michael Crick, emittente e giornalista, ha postato sui social media: ci sono 9 Royal Boroughs in Inghilterra, quasi tutti in luoghi alberati, nessuno più a nord di Sutton Coldfield. Che ne dici di un po' più a nord, per dare una nuova spinta alle città del nord? Royal Borough of Barrow, qualcuno? Il presidente del Northern Research Group dei parlamentari Tory ha dichiarato: siamo estremamente orgogliosi dei forti legami reali attraverso la nostra storia e fino ai giorni nostri. Non riuscivo a pensare a niente di meglio che la regina onorasse i luoghi a nord di Sutton Coldfield con lo status di re. Tuttavia, dopo la discussione al congresso del partito di una città del nord, i parlamentari hanno iniziato a pesare sul dibattito. Kate Smith, ministro ombra per i giovani e la democrazia, ha affermato che non avrebbe avuto problemi a diventare la città reale di Lancaster.